Alle elezioni amministrative qui in Abruzzo e l'UDC dove si colloca? Siamo nel centrodestra a livello nazionale, lo saremo qui a Pescara, lo saremo in Abruzzo, in tutta Italia. Noi siamo coerenti, noi abbiamo fatto delle scelte, siamo nel centrodestra, ma il centrodestra senza un centro serio, cioè, non può vincere. Poi il centro rappresenta buonsenso, rappresenta responsabilità, ecco, questo siamo noi. Ecco perché è importante fare quello che facciamo, unire persone, forze che appartengono alla stessa area culturale. C'è bisogno, è un modo di dare una mano a questo paese. Arrivato a Pescara in occasione dell'avvio ufficiale di una nuova sinergia in comune tra la lista civica di Amare Pescara e l'UDC, l'onorevole Lorenzo Cesa ribadisce la posizione del partito in vista delle prossime elezioni amministrative in Abruzzo, un centrodestra coeso e coerente che non può fare a meno dell'UDC per ridare anche credibilità alla politica, dice. Lavoro e sociale, i temi da cui ripartire. C'è bisogno di un grande centro nel paese, c'è bisogno di un centro di buonsenso, di un centro responsabile. Questo bisogno di tornare alla normalità e alla politica della concretezza. Ecco, questo bisogna fare oggi soprattutto e cogliere un momento straordinario che l'Europa ci offre. Ne avremo 230 miliardi, stiamo parlando di 450 mila miliardi delle vecchie lire. Abbiamo perso un po' le dimensioni delle cose, ma no? 500 miliardi delle vecchie lire da spendere. E bisogna cogliere questo momento per rilanciare il paese e ridare risposte concrete ai problemi della gente, a iniziare dal tema della povertà che si è fatta molto seria in questo paese, al tema del lavoro. E sui sovranisti ribadisce: noi siamo un'altra cosa. Siamo un'altra cosa, ecco. Noi non rincorriamo né sondaggi né opinionisti, non ci facciamo impressionare da niente. Ecco, noi solitamente facciamo con la politica avendo una visione delle cose da fare e perseguendo, anche andando controvento a volte, l'obiettivo di raggiungere quello che uno pensa di poter realizzare nell'interesse della gente.